tutti oggi vediamo la scena degli scherni dei soldati romani che si dovrebbe però interpretare il teatrino macabro di questa soldataglia ecco. leggiamo il primo versetto 16 abbiamo visto precedentemente come Gesù è stato condannato ecco già lì Abbiamo visto il diavolo in azione, anche se non era visibile nella scena, ma eh, a, a suscitare tutte queste passioni degli uni e degli altri, ecco, i capi religiosi ma anche Pilato, ecco, e facendo leva appunto sulle loro passioni eh, riesce a fare condannare Gesù. Attraverso l'invidia, eh, il potere, ecco, pure la, il dominio, eh, la pax romana, ecco, tutte, co, tutte cose che abbiamo già detto, ecco, che convergendo, ecco, si arriva appunto alla, alla, alla condanna dell'innocente, non di un innocente, dell'innocente che se c'era uno veramente innocente era proprio il Signore. Un'altra breve considerazione: vedete come il diavolo tenta, come diceva Isaia. Isaia ecco, metteva in guardia: guai a chi cambia la luce in tenebra e la tenebra in luce, e il diavolo ha fatto proprio così: il figlio di Dio che viene condannato come un malfattore, come un omicida, eh? perché i due ladroni di fianco a destra e a sinistra eh, certamente erano, avevano commesso omicidio. <coughs> ecco, questo è un po' una, lo sfondo che c'è dietro eh, poi a queste cose. Oggi vediamo che il demonio si scatena, poi anche ho visto... San Giovanni Crisostomo anche lui cerca di guardare cosa c'è al di là, ecco l'invisibile che però eh, domina anche sul concreto e sul visibile, che è Satana. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno che è il pretorio e convocarono tutta la corte. Il cortile interno, è dentro vuol dire il pretorio, è un termine latino. Come ho accennato, poi spero di fare una presentazione del Vangelo, un'introduzione del Vangelo di Marco, perché ci sono tantissime parole ro romane in latino traslitterate con le lettere greche questo è un esempio pretorium è una parola latina però in greco si dice sempre pretorium ma è scritto con lettere greche quindi come ho accennato precedentemente sicuramente come dicono anche i padri lo dicono tutti marco scrive per Sicuramente a Roma, appunto, scrive per persone che conoscevano il greco che però erano di lingua latina. Ecco, e, e vuol dire il quartier generale, il pretorio in cui il governatore o il procuratore di una provincia romana eh, risiedeva. Ecco. Poi c'è la corte che. Era composta da circa, pensate, 600 legionari. La corte era affidata a un tribuno, potete vedere qua gli atti degli apostoli, e, e consisteva all'incirca di una decima parte di una legione. E, potete vedere qua, vi faccio un fermo immagine. Ecco, però ha ragione se, se stiamo appunto a quello che, eh, che ci dicono ecco, le cronache, ecco, anche gli scrittori latini, ecco, le cifre sono queste. E c ha, c ha ragione San Giovanni nel suo Vangelo quando appunto dice che eh, c'era anche all'arresto una, una folla ecco, di, di guardie molto numerosa questo fa impressione perché era l'accampamento dei soldati non di tende che era una struttura però qua vedete c'è c'è tutta la corte tutti questi soldati centinaia che stanno lì come vedremo a vedere il teatrino macabro perché Roma era così e il popolo andava al circo a vedere dei bagni di sangue, delle cose più truci che ci potevano essere e più strane eh, al circo si vedevano. E questo era Roma, ecco, un totalitarismo, un impero ebro di sangue, chiamiamolo come. Eh, com'è. Com Ecco, anche se noi oggi abbiamo anche l'inno nazionale che ci ricorda questa, questo, questa epoca in cui l'Italia dominava tutto, ma era un, una cosa diabolica, soprattutto eh, nel, nell'età imperiale. Ecco, questo, è, questo è lo sfondo, il versetto 16. E allora, dopo iniziano gli scherni, il, il macabro teatrino. Ecco. ecco. La porpora, dice, leggiamo fino al 19: Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, la imposero su di lui. Cominciarono poi a salutarlo, salvere dei giudei, e gli percuotevano il capo con una canna. Gli addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Ecco, la porpora esprimeva il segno della regalità, perché gli imperatori vestivano con la porpora, che tra l'altro era costosissima, si faceva con dei molluschi, con dei mitili, dicono, e quindi era molto costosa, era una si usava appunto per dare il colore al tessuto e se la potevano permettere solo le persone molto facoltose e la soldataglia romana quindi inizia questo gioco macabro col signore teatrale perché appunto ci sono tutti gli spettatori Ce lo dice Marco, almeno Marco ci dice così, eh, facendo di Gesù una burla. Pensate che umiliazione. Eh, secondo alcuni, eh, è molto probabile, eh, la porpora fu anche un segno di scherno in quanto si trattava della mantellina corta e logora delle guardie. Che però era ridicola, pensate che il Signore, appunto, gli avevano tolto il vestito per flagellarlo e, e giungeva solamente so, sin sotto le natiche, mentre quella dei regnanti era tutta decorata ed era lunga fino ai, ai piedi. Ecco, vedete, vedete come si può ridurre un uomo. Ecco come può essere ridotto un uomo da delle belve, qui si parla di belve e non di uomini. Ecco. Questa allora la porpora e la mantellina si ipotizza, ecco, però lo dicono, è, è probabilmente vero perché era portata di mano, e, <glie> e poi c'è la corona di spine, la regalità ecco, <backs> che viene deturpata che viene sbeffeggiata addirittura con delle spine. Poi hanno fatto degli studi sulla sindone e dicono che appunto forse era una delle cose che Gesù ha dovuto subire più ehm, non solo lo scherno ma anche proprio eh, la, il... Il male che fanno queste, queste spine hanno anche ipotizzato un certo tipo di pianta con delle spine molto lunghe. Ecco. E, e qui, appunto, intrecciano una corona di spine e gliela, e gliela mettono sul capo. E, e poi ci dice eh, San Matteo nel suo, nel suo Vangelo eh, che gli mettevano la canna nella destra per burlarlo ancora di più, perché il re ha lo scettro. E allora, vedete, anche qua un'altra umiliazione. E poi dopo, al versetto 18, eh, cominciano a salutarlo, come si faceva eh, con l'imperatore, Ave Cesar. Ecco. E qui, salvere dei giudei, dicono, ecco. <coughs> dicono dei giudei perché eh, Israele non c'era più. L'isleere del nord era stato deportato tutto e non sono mai più ritornati, siamo oltre al V, VI secolo a.C., dall'Assiria e non da Babilonia. Sono stati deportati in Assiria le dieci tribù, ecco, quindi erano rimasti solo i giudei, la provincia era la provincia giudaica. E questo salve possiamo guardarlo. Vuol dire letteralmente gioisci, rallegrati, pensate. Letteralmente vuol dire così. E il saluto eh, romano corrispondente è Ave, che l'abbiamo visto se, chi ha studiato un po' il latino, che vuol dire salute a te, ti saluto. Ecco. E, e, <coughs> Quest'augurio, ecco, se possiamo chiamarlo così, viene reso dai soldati con il, appunto il corrispondente greco Chere, gioisci, rallegrati. Sia che sia il latino o anche il greco, tutti, in tutti e due i significati risulta appunto quanto mai macabro e disumano. Non solo per il fatto che Gesù era condannato a morte, eh, ma anche perché aveva subito il terribile tormento della flagellazione, quindi era un moribondo, eh. E provate a pensare se qualcuno andasse in ospedale da un, non so, da un malato oncologico che sta per morire e si mette a schernirlo: cioè ci vuole una cattiveria spaventosa che non hanno neanche gli animali. Neanche gli animali sono belve in questo modo. Un animale quando ha mangiato sta per un po' e non, fa, non usa la violenza finché poi non deve mangiare ancora. Ma qua c'è una violenza che, che non ha nessuna giustificazione perché eh, c'erano dei motivi di odiare il Signore, passionali, ecco, mettiamo bene i puntini sugli, da parte dei giudei, dai religiosi di Israele, l'invidia, tutte quelle cose lì che abbiamo già detto. Ma qua ai soldati romani Gesù non ha fatto niente. Vedete la, la violenza gratuita, cioè senza contro un uomo che è inerme, quasi moribondo e poi che con Roma non aveva niente a che fare, anzi non dava fastidio a Roma e sappiamo bene perché, perché la sua comunità era fatta di vecchi, donne, bambini, uomini, lavoratori, gente povera, gente disturbata, gente malata, lebrosi, eh, pubblicani, prostitute, eccetera, quindi era un, quella che oggi... Che, Chiameremo una cozzaglia ecco, di poveracci. C'erano anche, anche delle persone di un certo livello sociale, però era un, un, un popolo eterogeneo. C'era cioè di tutto. Poi era disarmato. Quindi qui c'è una violenza proprio che poi vedremo, come ho detto anche all'inizio, ma lo dirà anche San Giovanni Crisostomo, qui c'è il demonio dietro, impossibile. Vedete il furore di, di Satana, lo vediamo nei suoi agenti umani, che gli danno tutto lo spazio per fare queste cose. Ecco, quindi vedete anche la canna veniva probabilmente sottratta, prima gliela si metteva in mano per fare la parodia del re, ecco, dell'imperatore, poi gliela, la prendevano, secondo Matteo, e poi la usavano per percuoterlo su, sulla, sul capo, dove poi c'era anche questa corona di spine, quindi eh, aumentare ancora oltre allo scherno la sofferenza. Ecco, e... E poi vediamo l'ultima cosa, eh, che piegano le ginocchia, le ginocchia fanno la riverenza e si prostravano a lui. Eh, proprio la parodia, ecco. Eh, eh, da qui poi lo vedremo anche dopo, quando il Signore è in agonia sulla croce, eh, faremo anche... Cercheremo di andare in profondità ecco, e vedere quanto dolore il Signore ha, ha subito, ma non solo quello fisico. C'era anche quello morale, c'era la preoccupazione per la sua Chiesa, per, per sua madre, per i suoi parenti. C'era. E qui nel ne, ne numero qualcuno poi c'era anche eh, quella che sembrava una, una disfatta de, del suo ministero, perché eh, il suo popolo eh, non solo non l'aveva accettato, ma qui almeno una parte eh, sono proprio quelli che gridano ad alta voce, più che mai crocifiggilo. E infatti Isaia, poi. Riassume tutte queste cose, queste sofferenze molteplici e diverse, diversificate, dicendo: ehm, nel suo cantico, Isaia dice: eh, Conoscitore di tutti i patimenti, l'uomo che conosce eh, tutti i patimenti, eh, il Signore li ha passati tutti, credo poi anche eh, non dico il dubbio della fede, però eh, se leggiamo il Salmo 21-22, eh, provate a leggerlo, eh, il, il Signore, eh, non, dico, non sappiamo, non possiamo chiamarlo neanche un dubbio, però eh, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, eh, sono parole esplicite. Dio che ti abbandona, ecco, c'è proprio anche... Con la lotta eh, del, del moribondo eh, prima di morire, eh, di mantenere la fede. Ecco poi, leggiamo l'ultimo versetto. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Nel primo emistichio del versetto 20, questo, Marco fa un rendiconto conclusivo di questa scena macabra. Dopo essersi fatti beffe di lui, a un certo punto hanno smesso, poi lo spogliano, gli fanno indossare le sue vesti. tra l'altro deve essere stato il cambio di veste, deve essere stato dolorosissimo a motivo delle ferite subite dal, dal flagello, dalla flagellazione, e poi lo conducono al patibolo. Proviamo a vedere in questo momento, eh, solo in questa scena, quali sono gli scherni, proviamo a contarli, ma non tanto per contarli, per vedere appunto eh, questa malvagità eh, fino a che punto arriva. Marco riassume qui appunto tutti gli scherni prima di, contro Gesù prima che sia condotto al patibolo. Abbiamo visto la mantellina di porpora, la corona di spine, il saluto, l'irrisione alla sua regalità, le percosse sul capo, gli sputi e la riverenza simulata in modo beffardo. Ecco, forse si può. Spiegare in una certa maniera ecco, quale sia da dove provenga e ecco, viene amplificata poi da Satana. Perché, ecco, come mai Gesù eh, subisce gratuitamente, ecco, senza aver fatto nulla di, di male, tanta violenza da questi soldati? Ecco, probabilmente avevano udito che Gesù pretendeva di avere dignità di re e questo incita la loro malignità a improvvisare appunto una scena di omaggio, come abbiamo visto, il cui scherno è rivolto tanto al preteso re quanto allo spregiato giudeo. Il mantello di porpora è quasi sicuramente la mantellina, poi c'è la, la corona di spine, abbiamo già visto. Ecco, Gesù deve essere immaginato seduto su un trono, su una sedia, su, su un panchetto e eh, non sappiamo questo farebbe parte del cerimoniale di omaggio. E il saluto corrispondente al romano Ave Cesar. E poi c'è lo sputargli addosso, la percuoterlo sul capo, sono segni di disprezzo che accompagnano la messa in scena crudele, appunto, della soldataglia romana. Dal tempo dei padri della Chiesa è stato messo in evidenza il profondo simbolismo di questa scena che precede la Passione. Al mondo manca ogni comprensione per la regalità di Gesù, che è puramente religiosa, l'ha detto Gesù stesso. E perciò essa soggiace al suo scherno. Parleremo appunto anche di questo alla fine, citerò un passaggio. San Giovanni Crisostomo osserva... Quasi a un segnale dato il diavolo si scatena in tutti. Passi il fatto che i giudei, divorati dall'invidia e dalla gelosia, infieriscano contro di lui, ma i soldati che motivo hanno di insultarlo? Non è quindi evidente che il diavolo sta ora furoreggiando in tutti, crudeli e disumani, i soldati trasformano in sollazzo e piacere. Gli oltraggi a cui sottopongono Gesù. Quando dovrebbero aver compassione e versare lacrime, come fa successivamente il popolo, essi si comportano in modo del tutto diverso. Ingiuriano e insultano sia per compiacere i giudei, sia per soddisfare il loro istinto brutale. E gli oltraggi sono i più vari, essi, uomini scellerati e sacrileghi, ora colpiscono il suo capo divino, ora lo disonorano con la corona di spine, ora lo percuotono con la canna. Versetto 19 di Matteo: Ditemi, quale giustificazione potremo noi addurre se ci adiriamo ancora quando veniamo offesi? Dopo che Cristo ha sofferto tutto questo, è di fatto l'estremo limite della violenza e dell'oltraggio che viene fatto subire a Gesù. Non maltrattano infatti una sola parte, ma tutto il suo corpo. Il capo con la corona e con la canna, il volto con le percosse e gli sputi, le guance con gli schiaffi. L'intero corpo che viene flagellato, spogliato, Rivestito di un manto. Infine esibiscono una simulata adorazione, le mani con la canna che gli viene data perché l'impugni al posto di uno scettro. Esiste qualcosa di più insopportabile e oltraggioso di un simile trattamento? Ciò che Gesù subisce supera ogni parola e ogni pensiero. Qui finisce la citazione. Tuttavia anche questi maltrattamenti che il Messia avrebbe dovuto subire rientrano nel disegno di Dio ed erano già stati annunciati dai profeti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Isaia 53, 7-8 Isaia scrive nell'ottavo secolo, ecco, più o meno a cavallo del settimo con l'ottavo. Ecco. Qui prima abbiamo visto il silenzio, ecco, a parte poche parole del Signore davanti al Sinedrio, pochissime, e poi davanti a Pilato. E qui però c'è un silenzio assoluto ecco, di Gesù davanti a coloro che non si possono nemmeno chiamare uomini questi. Ma delle belve. Il Signore parlerà ecco, con un lamento sulla croce, poi si trattiene un po' di più compilato ecco, perché forse c'era anche piccolo, ma un piccolo spazio con cui eh, ragionare, oppure ecco. Gesù difende appunto la sua regalità dicendo che il suo regno non è di questo mondo e per far capire a Pilato appunto, che c'è un altro mondo implicitamente e quindi certo che Gesù con Pilato fa anche una testimonianza oltre che difendere la sua dottrina e anche difendersi del, dalle accuse Qui Gesù può parlare un po', ma nella scena di oggi, quando c'è l'Empio scatenato e Satana furioso, come ci ha detto anche San Giovanni Crisostomo, non si può più fare nulla. C'è un, un silenzio assoluto. Come dice l'uomo dei Salmi, che dice... Il Signore appunto si trova davanti all'Empio, l'uomo dei Salmi dice porrò un freno alla mia bocca mentre l'Empio mi sta dinanzi. Ecco, Salmo 38, 2. Ecco, in questi casi non c'è più nulla da fare. E il silenzio di Gesù, siccome non malediceva, non imprecava, Mette ancora più in evidenza la cattiveria di questi soldati che percuotono e scherniscono, come ho detto sopra, un uomo moribondo ormai dopo la flagellazione. Adesso leggiamo un testo, prima lettera ai Corinzi di San Paolo, al capitolo 2, il versetto 6. A me non piace sinceramente parlare di follia della croce. E piuttosto preferisco San Paolo che invece ci dice tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto con... conoscerla. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Paolo ci dice così: che è una sapienza, quella della croce, che, però è, è misteriosa, è divina, viene da Dio, e perché cerco di, di spiegarlo un po': eh, perché il Signore si, si muoveva secondo certe coordinate. Ecco, la regola che l'ha seguito in tutta la sua vita, in tutto il suo ministero, ce la dice Paolo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Questa è la regola per noi, eh? è un principio generale. Cioè, il cristiano dovrebbe vincere il male facendo il bene certo umanamente è impossibile sembra folle ma però dal punto di vista spirituale appunto la, la via che il signore ha sempre percorso in tutta la sua vita san pietro infatti dice passò beneficando tutti in quei tre anni di ministero ha fatto solo del bene, ha anche rimproverato, ma lo ha fatto per amore, non l'ha fatto per giudicare. Infatti lui stesso dice, non sono venuto a fare il giudizio. Questo è Romani 12,21. Ecco, questa è la via cristiana eh, della... Se vogliamo chiamarla della non violenza, ma c'è un fattore spirituale, cioè la vita nello spirito eh, lotta, combatte, ma con le armi del bene. Ecco perché se reagiamo eh, con la violenza, eh, allora siamo, siamo come quelli che usano la violenza. Invece l'uomo di Dio è. Ecco, eh, usa la sapienza, quella sapienza che, di cui Paolo ci ha parlato appunto nella lettera ai Corinti. Ecco, perché nel mondo spirituale, ecco, ad esempio in paradiso, eh, i redenti saranno angeli, ecco, nessuno li può più uccidere e, e hanno una dignità molto più elevata che non quella degli angeli decaduti, cioè dei, dei demoni che sono sottomessi eh, anche a Gesù, abbiamo visto nel Vangelo, eh, perché nel, nell'ambito spirituale appunto, Dio ha, ha disposto così, cioè che il bene ti eleva alla... Alla divinità, a partecipare alla divinità di Cristo e di Dio eh, nella figliolanza, quindi eh, hai una dignità eh, divina. Ecco, si potrebbe chiamare anche così: eh, gli angeli decaduti sono destinati ad andare nell'abisso, e, e non ci sarà più violenza, non, non si parlerà più di queste cose. Dice credo l'Apocalisse, se ricordo bene. E Poi è già tutto decretato. Tra noi, se andremo nel regno dei cieli e gli altri, gli angeli decaduti, c'è un abisso invalicabile. Il Signore ce l'ha promesso. ecco Quindi, il mondo spirituale è molto diverso dal mondo umano. Ecco. E poi questa via è impossibile, ecco, bisogna ammetterlo, bisogna dirlo, però nella fede, appunto come disse l'angelo a Maria, dice nessuna parola è impossibile a Dio, quindi anche è possibile questa... Questa lotta impossibile contro la forza bruta, la potenza, eh, la cattiveria, eh, reagendo appunto facendo il bene. Ecco, è molto difficile, certo, però è, però è così. E il Signore si è sempre attenuto alla regola generale, ecco, anche ama il tuo prossimo come te stesso. È la stessa cosa. Però concludo rileggendo appunto la, la regola d'oro di noi cristiani, e dice non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Pace e bene a tutti e buona giornata.